100 giorni da commissario della città metropolitana e del comune di Messina, qual è il bilancio? Sì, 100 giorni particolarmente intensi, nei quali con la struttura commissariale costituita a Messina dalla regione siciliana abbiamo cercato di far traghettare la città alle avvenute elezioni, facendo sì che si risolvessero tutta una serie di criticità che abbiamo rilevato, ma anche operando in maniera tale da garantire alla prossima amministrazione di lavorare con serenità sicuramente. Mi riferisco in particolare alle ingenti risorse che erano state individuate a valere su tutta una serie di fondi europei e risorse del Piano Nazionale di Resilienza, per le quali in questi mesi, come rappresentante legale dell'amministrazione comunale della città metropolitana, ho messo a punto una serie di atti, convenzioni, individuazione dei RUP, atti di impegno per conto del comune della città metropolitana sottoscritti da me in questi mesi, senza i quali oggi quelle risorse sarebbero state perse. Che comune e che provincia, ex provincia, ha trovato dal punto di vista del personale? Ma la sensazione che io ho avuto al mio arrivo è stata quella di amministrazioni con il personale fortemente demotivato. Quel che ho potuto fare da burocrate è quello di tentare di riorganizzare una macchina amministrativa sia al comune che alla città metropolitana, svilita in termini di numero di personale. Quindi il mio auspicio è quello che si parta con nuove assunzioni. Per quanto riguarda il Comune di Messina, mi piace ricordare l'individuazione e quindi l'arrivo di un comandante per il Corpo dei Vigili Urbani, figura fondamentale che mancava. Per la città metropolitana, l'individuazione di funzionari con funzioni dirigenziali nei settori strategici e quindi io ritengo che le due amministrazioni con questi aggiustamenti e queste messe a punto siano già oggi in condizione di lavorare in termini più propositivi. Un cruccio, qualcosa, qualche progetto che voleva portare a termine non è riuscito e quindi è rimasto aperto e consegna? Ma guardi, il rammarico è per tutte le volte in cui l'attività commissariale è stata strumentalizzata e quindi attaccata. Ogni qualvolta abbiamo operato io e i miei due colleghi, lo è stato fatto nel bene della città, anche nell'individuazione di nuove risorse per nuovi bandi. Mi riferisco a un nuovo bando per la forestazione nei comuni dei Nebrodi, mi riferisco agli interventi per l'edilizia sportiva e quindi al finanziamento che ho richiesto e che quindi arriverà per l'ex GIL. Il cruccio principale però è stato legato a quell'iniziativa che poteva portare, anzi mi auspico che porterà al centro diurno per i soggetti autistici, perché ogni giorno che passa per una famiglia che ha al proprio interno la sofferenza o la gioia di vivere con un soggetto autistico è anche legata all'attesa dei giorni che passano in attesa di un centro diurno. Se questo arriverà tra un anno, 2 anni, 3 anni, purtroppo saranno anni persi. Per cui il mio auspicio è che quell'iniziativa, che non è nata, come è stato detto, negli ultimi giorni prima delle elezioni, ma a cui ha lavorato tantissimo la mia vice commissaria, la dottoressa Vinci, fin dalle prime battute a febbraio, possa trovare la luce, anche perché è una realtà che ha fortemente bisogno di un'assistenza costante e quotidiana. Dal punto di vista umano, invece, questo, che cosa si porta dietro di questa esperienza che ha anche un profilo politico, comunque, in qualche maniera? Ma io non direi per quanto mi riguarda di un profilo politico perché io sono un burocrate della pubblica amministrazione. Porto dappresso sicuramente il rammarico per una forte attenzione rispetto alle mie azioni da parte di tutta una serie di soggetti e istituzioni che in qualche modo osservavano in maniera critica l'attività del commissario. Ecco, io sono andato avanti per la mia strada, ho cercato di fare il più possibile e ritengo di aver consegnato la città con ruderi demoliti, con affacci a mare più belli, evidentemente in 4 mesi era questo quello che dovevo fare.